Eccoci ancora in vostra compagnia, seconda parte di Metropolis dedicata alla nostra salute. Oggi siamo in collegamento con il dottor Pasquale Covelli, oculista, opera all'ospedale Valducce di Como, ma è presente anche nella città di Milano. Dottore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, oggi vorremmo prendere spunto da quella che è la settimana mondiale del glaucoma per affrontare questo problema insieme al dottor Covelli. Dottore, intanto il glaucoma, chiariamo un po' di cosa si tratta e soprattutto ne sono affetti molti, ma molti italiani? Sì, sono affetti molti italiani anche in tutto il mondo, è la causa. La seconda causa di cecità irreversibile a livello mondiale. È una malattia, viene detto anche ladro silenzioso della vista, per cui molte persone non sanno di avere questa patologia, questa malattia, e sono, non sapendolo, non si sottopongono a visite oculistiche di controllo per fare una prevenzione. Certo. E arrivano a fare una visita oculistica o per un motivo casuale o per altri motivi, casualmente si scopre che c'è sta malattia. Comunque una causa di malattia molto molto importante, può portare alla cecità. Ecco perché è molto importante anche questa data qua che è stata scelta questa settimana, proprio dedicata alla prevenzione, dove in tanti centri a livello italiano, mondiale, fanno delle visite di prevenzione per cercare di capire questa patologia, capire un po' meglio questa patologia che dicevo prima. Viene detto anche ladro silenzioso della vista, perché è una malattia che non dà dolore, non dà segni. Quando li dà, purtroppo è troppo tardi, perché magari si è perso il campo visivo o perché già non ci vedono più. Ecco, quali sono i sintomi che emergono, che diciamo il campanello d'allarme? Allora, nel glaucoma classico, che è quello più diffuso, che è il glaucoma d'angolo aperto, viene detto così, non ci sono sintomi particolari se non nelle fasi terminali della patologia, in cui il campo visivo, diciamo, come dicevamo prima, sparisce, va via, piano piano si riduce. Ci sono dei glaucomi invece detti glaucomi ad angolo stretto, invece, che danno dolore, perché quando la pressione dell'occhio aumenta comincia a portare un dolore, a provocare un dolore sia a livello del bulbo oculare oppure a livello, diciamo, anche a livello anche frontale, o comunque una forma quasi di cefalea. Tante viene scambiata per cefalea, ma non è cefalea, ma è glaucoma. Poi dà dei segni anche sulla visione, perché magari si comincia a vedere delle immagini sfocate, oppure si vedono delle immagini sfocate, oppure si vedono degli aloni intorno alle luci. Quindi tutto ciò, diciamo, può creare un campanello d'allarme. Ecco, ecco, si può, noi chiediamo naturalmente anche se c'è un risvolto positivo, si può curare una patologia di questo tipo? Il glaucoma si può curare, assolutamente sì, perché il glaucoma è una malattia che si può curare. Ci sono tante, abbiamo per fortuna tante frecce nel nostro arco per poter curare questa malattia, a cominciare dalla terapia classica, che sono dei colliri da mettere tutti i giorni. Ci sono vari colliri, per fortuna continuano ad arrivarne ancora alcuni nuovi, quindi molto efficaci, e la malattia si può curare, tenere sotto controllo e far sì che non peggiori più, perché se peggiora è un guaio. Se non basta il collirio, si interviene in un secondo momento con dei laser, che è un laser per esempio la trabeculoplastica, oppure nel caso dell'angolo stretto si fa uno YAG laser, un'iridotomia, cioè ci sono tante tante forme di cura, si può curare in vari modi. Ci sono altre, invece, ci sono altre, quando si arriva a un caso estremo che è glaucoma in stadio avanzato, purtroppo bisogna, oppure che continua a peggiorare prima che si arrivi a uno stadio avanzato, bisogna intervenire chirurgicamente con una terapia chirurgica, e quindi portare il paziente in sala operatoria per cercare di normalizzare la pressione oculare, creare una pressione target per quel paziente, che non per tutti è uguale, perché ci sono alcuni pazienti che c'è una pressione che può bastare un tipo di pressione oculare, e altre persone che invece bisogna passarla ancora un po' di più.
Poi tante volte basta anche fare l'intervento della cataratta, delle volte quando c'è il glaucoma, solo operando la cataratta in certi tipi di glaucoma, solo facendo la cataratta si può abbassare la pressione oculare, quindi assolutamente. Quindi. Ecco, ci scrive un telespettatore, chi ha avuto il glaucoma in un occhio rischia di poterlo avere anche nell'altro? Allora, normalmente sono di pari passo, assolutamente sì, rischia comunque, poi bisogna vedere se è un glaucoma ad angolo stretto o ad angolo aperto, perché sono due tipi di, è sempre glaucoma perché il glaucoma è una malattia a carico del nervo ottico, ecco, bisogna ricordare questa cosa qua che è molto importante. Glaucoma non è, intanto tante persone sentono il suffisoma, dice glaucoma è una malattia tumorale, non è un tumore, è solo una patologia a carico del nervo ottico. E questa malattia che colpisce il nervo ottico è la causa principale è la pressione dell'occhio. Allora, se è un glaucoma ad angolo stretto in cui c'è la pressione molto alta in un occhio e l'ha avuto in quell'occhio, è facile che venga anche nell'altro. Viceversa, anche ad angolo aperto, anche in quel caso lì può succedere la stessa cosa, che piano piano si scompensa anche l'altro occhio. È una patologia un po' strana, però bisogna tenere conto di tanti fattori. Ci sono dei glaucomi detti a pressione normale o normotensivi, in cui la pressione dell'occhio è normale e invece il nervo ottico soffre perché non sopporta neanche quella pressione normale. Allora lì bisogna intervenire con terapie mediche, parachirurgiche, laser o addirittura chirurgiche se la malattia va avanti, prima che sia troppo tardi. Ecco, uomini, donne, giovani, c'è un'età di riferimento per l'insorgere del glaucoma o può accadere indifferentemente a uomo, donna e a qualunque età? Allora, colpisce indipendentemente uomo o donna, non c'è proprio una differenza sostanziale. Sicuramente si è visto che comunque ci può essere una predisposizione genetica, quindi bisogna per questo fare delle visite. Se c'è in famiglia, c'è una familiarità per glaucoma, qualcuno che ha un glaucoma in famiglia, conviene che andando avanti con l'età, comunque le persone si sottopongano a delle visite periodiche, in cui viene misurata la pressione dell'occhio e non solo, e eventualmente fare degli accertamenti, perché, come dicevo prima, viene detto ladro silenzioso della vista per questo motivo qua. Pronto? Allora, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno signora, Volevo prego. fare una domanda al dottore. Sì. Volevo chiedere, ho il papà che soffre di glaucoma. Nel caso si operasse, poi dopo questa patologia sparisce oppure continua, si ripresenta? Quanti anni ha suo papà? Mio papà ne ha 82. 82 anni, quindi dovrebbe sottoporsi a intervento e lei chiede se può essere risolutivo, giusto? Esatto. Va bene. L'intervento di cataratta, non ho capito, l'intervento di glaucoma, diceva la signora. Intervento di glaucoma, sì. Grazie. Allora, sì, ok, ci Prego. sono vari interventi di glaucoma, perché quello più classico è la viene detta trabeculectomia, come si inseriscono anche delle valvoline all'interno dell'occhio per cercare di far defluire questo liquido, perché ricordiamo che il glaucoma è una malattia in cui c'è la formazione all'interno del liquido, c'è cioè un liquido all'interno dell'occhio che non riesce a far sì che possa defluire e andare via. Quando questo liquido aumenta, aumenta la pressione. Allora, Certo. l'intervento di glaucoma cosa serve? Quando le terapie mediche, la terapia medica con dei colliri o parachirurgico con laser non funzionano, prima che sia troppo tardi, si interviene in modo chirurgicamente, si mettono delle valvoline, la trabeculectomia e sempre più spesso, specialmente negli ultimi anni, si prende piede sempre di più queste nuove tecniche dette di microchirurgia, chirurgia microinvasiva, che Sì. vengono dette MIGS, che sono degli shunt, comunque dei tubicini che si mettono all'interno dell'occhio invisibili o piccolissimi, che fanno sì che possa defluire questo liquido e far abbassare la pressione. Questi hanno il vantaggio rispetto agli interventi più classici, diciamo, di avere meno complicanze. Comunque l'intervento chirurgico di glaucoma è sempre un po' particolare. Anche il glaucoma non è una malattia che operata finisce lì, ma bisogna comunque tenerlo sempre sotto controllo. Eventualmente nel post chirurgico deve essere seguito molto attentamente per valutare se man mano intervenire con delle piccole accortezze che si fanno nella chirurgia. Ecco, Certo, tutto qua. quindi bisogna Però tenerlo
sotto Però controllo. dovrebbe essere abbastanza risolutivo in genere l'intervento di glaucoma, altrimenti non saremmo lì ad operare. Altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, prego. Mi chiamo Valeria. Niente, vorrei dirle una cosa. Il problema, siccome io non ho più la lacrima Sì. all'occhio, io sempre, continuamente, sempre bruciare agli occhi, dopodiché ti porta anche stanchezza e sonnolenza. Metto tuttora i collirini sempre, però il problema non si risolve perché non c'è più la lacrima. Cosa potrebbe essere e cosa si potrebbe fare? Grazie. Grazie signora. Allora, Allora, problema dice della sì. lacrimazione, del bruciore agli occhi, le viene sonnolenza e anche il collirio che le hanno dato sembra non risolvere la questione. Allora, sì, bisogna vedere che tipo di colliri, perché dicevamo prima, accennavo prima che ci sono tantissimi colliri. Ci sono dei colliri tipo i beta bloccanti, che sono quelli più usati attualmente a livello della partita in Italia e nel mondo, che comunque hanno come effetto collaterale la secchezza oculare, perché comunque sono dei colliri, a parte che poi hanno all'interno la maggior parte dei conservanti, questi qua possono portare una secchezza oculare. Quindi, purtroppo, se c'è una secchezza oculare bisogna o, diciamo, mettere una lacrima artificiale che può sentire il suo oculista quale lacrima sia più opportuna nel suo caso, oppure eventualmente diciamo, ci sono, se proprio uno non riesce a sopportare i colliri, sia per intolleranza o per qualsiasi tipo, si può provare, se c'è la predisposizione, se è un glaucoma ad angolo aperto, si può fare un laser, che è l'SLT, che è la trabeculoplastica selettiva, che è poco invasiva, ha poche complicanze se non quasi nulle, ed è ripetibile, quindi può essere anche una buona opportunità, dipende che tipo di glaucoma, perché l'oculista che la segue sicuramente saprà cosa fare, ecco. Va bene, Però tra poco ancora in compagnia del dottor Covelli, ci fermiamo alcuni istanti, c'è una breve fascia di pubblicità. Eccoci ancora in vostra compagnia e soprattutto in compagnia del dottor Pasquale Covelli, oculista, opera all'ospedale Balducce di Como. Stavamo in precedenza parlando di glaucoma, anche con le telefonate dei nostri telespettatori. Volevo fare un passaggio successivo a un tema sempre molto dibattuto, che è quello della catarrata. Possiamo dare due parole, su questa problematica che sappiamo coinvolge milioni di persone. Ecco, quando parliamo di catarrata, in sintesi, di che cosa stiamo parlando? Allora, la cataratta è la causa, bisogna dire che è la prima causa di cecità reversibile a livello mondiale. Una cosa che per noi è diventata ormai un intervento di routine, quasi banale, ormai la cataratta viene operata anche a scopo refrattivo, se ci fosse il Coinvolge minimo. milioni di persone. Esatto, perché comunque nel terzo mondo soprattutto la gente diventa cieca per la cataratta e quindi se ne parla, ecco, perché è un argomento molto molto sentito, perché bene o male in ogni famiglia c'è qualcuno Qualcuno coinvolto. che è qualcuno interessato per la cataratta. E la cataratta non è, ripeto, una malattia, è un invecchiamento del cristallino. Noi all'interno dell'occhio abbiamo una lente naturale che si chiama cristallino. Come invecchiamo e diventa i capelli bianchi, stessa cosa, il cristallino diventa giallo, si opacizza, comunque crea delle opacità che non fa vedere bene. Quindi il paziente se ne accorge perché comincia a vedere offuscato, le luci delle macchine cominciano a dar fastidio, la sera si fa fatica. E all'inizio sono dei sintomi molto molto molto, diciamo, sono abbastanza leggeri come sintomo. Poi andando Blandi. avanti, la catarata peggiora, e allora i pazienti, le persone si cominciano a accorgere che c'è qualcosa a livello della vista, quindi si sottopongono a una visita. A quel punto viene fatta questa diagnosi di cataratta, che per fortuna è un intervento comunque con poche complicanze, se non quasi nulla. È un intervento che si fa ormai quasi dappertutto in anestesia topica con delle gocce, non vengono fatte punture per essere operati, dove non viene cambiato tutto il cristallino come comunemente si dice, ma viene tolta la polpa del cristallino opaca e la parte esterna che si chiama capsula resta. All'interno di quella capsula si mette un cristallino poi su misura artificiale che permette già il giorno dopo del paziente di recuperare, se non il giorno stesso, di recuperare la vista e vedere bene. Ecco, io vorrei aggiungere un qualcosina. È meglio comunque non aspettare che la cataratta, come si diceva una volta,
diventasse matura, perché doveva maturare, Certo. diventare operata. Prima possibile, se c'è una cataratta è meglio non aspettare troppo, perché anche il recupero visivo è più immediato e anche le complicanze intraoperatorie o post-operatorie sono minori, quindi si tende sempre ad accelerare. Comunque, se c'è una cataratta, quell'oculista di fiducia lo sa, si accelera comunque l'intervento per far sì che non abbia poi delle conseguenze, comunque complicanze nel Ecco, post-operatorio. dottor Covelli, sul fronte cataratta, diciamo, è indispensabile l'intervento? Non esiste un farmaco, un collirio, che può risolvere la questione? No, allo stato attuale no. Cataratta, come dicevo prima, è proprio un'opacizzazione del cristallino in cui si ossida. Una volta che è ossidato, invecchiato, non si torna più indietro. Quindi bisogna per forza, la cura è solo chirurgica. Prevenire, sì, si può prevenire, ma questa non è una cosa lunga, bisogna farlo come tutte le cose, una vita sana, equilibrata, no fumo, no alcol, comunque tutte quelle abitudini non belle che possono portare comunque all'invecchiamento, cioè, a parte Anche dell'occhio, del corpo stesso, ma anche dell'occhio soprattutto. sulla cataratta c'è sempre una questione, diciamo così, ereditaria. Allora, la cataratta, allora, ci può essere una familiarità per la cataratta, anche se anche lì è un po' relativa. Si è visto che comunque se ci sono, specialmente cataratte, diciamo noi giovanili, comunque quando si parla di 50 anni si parla di cataratta giovanile, tante volte ci può essere una familiarità, altre volte non si sa il motivo. Sicuramente abbiamo visto un anticipo, cioè ci sono più cataratte giovanili adesso rispetto a molto molto tempo fa, quindi questo non lo sappiamo, probabilmente con le abitudini che abbiamo ormai tutti con questi dispositivi elettronici, Infatti. luce blu, che probabilmente come tutte provano comunque anche un invecchiamento, diciamo, un invecchiamento cellulare del cristallino, perché il cristallino comunque sempre bombardato fa un filtro, ha la funzione anche di filtro dei raggi ultravioletti, quindi alla lunga, quando si è sottoposti, diciamo, a questo bombardamento di luce, di questa luce blu, può succedere che venga un po' prima la cataratta. Ecco, ci scrive un telespettatore e dice: devo operarmi di cataratta. Mi sono stati proposti due interventi differenti sempre a base laser. Io però non ho ancora deciso di farmi operare. Volevo capire, ci dice, che differenze ci sono nell'utilizzo del laser. Allora, il laser viene fatto femtolaser, viene fatto non per operare completamente la cataratta, perché poi alla fine la cataratta bisogna aspirarla e frantumarla, ma viene usato il laser per diciamo, per delle funzioni particolari, che è il taglio corneale per entrare all'interno dell'occhio, un taglietto da 2,2 mm, e poi per fare quindi l'accesso, fare la prima parte che è la capsoresi. Vorrei aggiungere che è un bravo chirurgo, non ha neanche bisogno del laser, quindi non sempre se è necessario questo laser per questo tipo diciamo, di intervento, Sì. anche se comunque sono più precise le cose, però non, ripeto, un bravo chirurgo magari può farne anche a meno del laser, quindi fare o non fare il laser è la stessa cosa, forse col laser è un pelino più lungo la procedura, perché ci sono dei tempi quando si fa il laser per la cataratta. Poi lì dipende se uno deve mettere cristallini, ci sono i cristallini premium, sono cristallini su misura, allora lì cambiano un po' le cose. Ci scrive un altro telespettatore invece e chiede questo: ma l'operazione di cataratta in entrambi gli occhi è a carico del Servizio Sanitario Nazionale o bisogna pagare qualcosa? Allora, l'intervento di cataratta è a carico, tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questo nell'intervento di cataratta di routine normale. Ci sono dei tipi di interventi, cioè l'intervento di cataratta, ok. Poi ci sono alcune persone, oppure l'oculista propone delle lentine particolari, dove sono detti cristallini trifocali o trifocali torici, che correggono i difetti refrattivi, che sono dei cristallini su misura, cristallini premium. Quelli il servizio sanitario non, diciamo, non risponde, quindi Sì. l'intervento in toto viene a carico del, diciamo, del
paziente, questo intervento non è possibile. L'intervento con la lente monofocale semplice, quella sì. Ecco, altro telespettatore dice: mi hanno detto che sono ipermetrope. Cosa sta a significare? Allora, ipermetropia è un difetto di vista in cui l'immagine, allora, premesso che tutti siamo ipermetropi da bambini, la maggior parte dei bambini sono ipermetropi, poi crescendo l'ipermetropia va via. Resta un'ipermetropia che viene detta, l'ipermetropia manifesta dopo una certa età, in cui il paziente non riesce, avendo un bulbo più piccolo, non riesce comunque a focalizzare le immagini, sia all'inizio da vicino, poi anche da lontano. In quel caso lì l'ipermetropia, vabbè, se si è giovani si mettono degli occhiali per l'ipermetropia, si fa una correzione ottica, invece poi se invece uno dovesse avere la cataratta con l'ipermetropia, ti tira via anche il difetto di vista, facendo l'intervento di cataratta, un cristallino che copra anche quel tipo di difetto, ecco, tutto qua. Ecco, abbiamo un'altra domanda che credo interessante, di un telespettatore che dice: io ho una miopia acuta, vorrei sapere, tra l'utilizzo di lenti, i normali occhiali, oppure le lenti a contatto, che cosa cambia? Allora, nella miopia, allora, miopia acuta, vabbè, un po', una miopia acuta, Forse di un ma a certo certo livello, diciamo. livello probabilmente C'è andata via un attimo la voce, dottore, forse. Abbiamo un problema di audio. Vediamo. Ecco. È andata via un attimo la voce, non so se si è staccato il microfono o qualcosa del genere. mi Ecco, sente? adesso la sentiamo. Ecco, dicevo, no, miopia acuta, no, diciamo Di miopia un certo che potrebbe livello. peggiorare con andando avanti, che è molto veloce in quel caso lì. Allora, lente a contatto sicuramente il paziente vede meglio, con il miope soprattutto, perché l'immagine è più reale. Con l'occhiale nel miope l'immagine viene un po' rimpicciolita, quindi vede un po' più piccolo, un po' più piccolo. Quindi, diciamo, possiamo dare un consiglio in generale? Ma se uno tollera le lenti a contatto, io consiglio comunque sempre le lenti a contatto. Logicamente non bisogna abusare di questo tipo di dispositivo, perché la lente a contatto, ricordiamoci che poggia sulla cornea, e poggiando sulla cornea, tenendola su tanto tempo, potrebbe creare dei problemi. Non di rado vediamo delle infezioni a livello corneale, quindi bisogna stare attenti. Nel momento che si sente l'occhio rosso, si vede l'occhio rosso, si sente un po' di fastidio a livello oculare, io consiglio sempre di sospendere subito la lente a contatto, toglierla e farsi vedere dall'oculista. Va bene, ringrazio, siamo giunti in conclusione, ringrazio tantissimo il dottor Pasquale Covelli, oculista dell'ospedale Valduce di Come. Grazie dottore, alla prossima. E Grazie a voi, arrivederci, grazie. vi ricordo come sempre, prossimo appuntamento con Metropolis domani, ore 13:15. A tutti buon proseguimento, buon pomeriggio.